Il Time ha titolato: il cambiamento climatico potrebbe creare tensioni nelle relazioni tra Re Carlo III e il primo ministro del Regno Unito Liz Truss. Ora c'è chi si chiede se il divieto di prendere parte alla 27 COP possa essere interpretato come una prevaricazione, una sorta di ingerenza governativa nei poteri reali. Cosa c'è dietro al no di Liz Truss? Il Time chiarisce subito che contrasti pubblici tra il re e il primo ministro sono molto improbabili. Qualunque attrito dovrebbe rimanere tra le mura di Buckingham Palace, dunque. L'impressione, però, è che all'udienza settimanale non sia stato così. Inoltre è evidente che ci troviamo di fronte a due personalità con idee molto diverse e ben strutturate, soprattutto in merito ai cambiamenti climatici e sulla difesa della natura. Da anni Carlo III avverte il mondo sui rischi dello sfruttamento smodato dell'ambiente da parte degli esseri umani. In un saggio su Newsweek, lo scorso gennaio, ha scritto: "Il mondo è sull'orlo del baratro. È necessario mobilitarsi, mettersi sul piede di guerra per vincere". Invece Liz Truss, come spiega ancora il Time, nutrirebbe dei dubbi nei confronti delle politiche sulle energie rinnovabili e sarebbe impegnata a incrementare gli investimenti sui combustibili fossili. La differenza tra Liz Truss e Re Carlo III con questi presupposti sembrerebbe piuttosto complicato spingere il sovrano e il primo ministro a un compromesso. La battuta del re, poi, potrebbe aver esacerbato gli animi, ma questo lo capiremo col tempo. Entrambi sono fermi sulle loro posizioni, ma c'è una differenza notevole tra i due: i loro ruoli. Il potere effettivo non è nelle mani di Carlo, ma della Truss. La corona regna, ma non governa. Ci si aspetta che il re rimanga al di sopra della politica e che eviti assolutamente di condividere le sue opinioni, scrive il Time. Questa è la regola aurea che ogni sovrano inglese è tenuto a seguire. Nel suo primo discorso alla nazione, dopo la morte della regina Elisabetta, Carlo III disse: "La mia vita, naturalmente, cambierà quando assumerò le mie nuove responsabilità. Non mi sarà più possibile dedicare tanto tempo ed energie agli enti di beneficenza che mi stanno a cuore". Tra queste parole ne manca una che, però, è sottintesa e Carlo non può certo ignorare: neutralità. Quando Elisabetta II parlò alla 26 COP, queste posizioni potrebbero mettere Re Carlo III in contrasto con il governo che ora serve, scrive ancora il Time. Ma allora dobbiamo pensare che anche la regina Elisabetta abbia violato le regole quando pronunciò il famoso discorso, registrato a causa di motivi di salute, alla 26 COP di Glasgow, nel 2021? No, al contrario. La sovrana ha fatto della neutralità politica uno dei suoi baluardi, dei suoi marchi di fabbrica. Proprio per questo ha potuto inviare il videomessaggio in cui ci ricordava che nessuno vive per sempre. Le sue parole erano quelle di una guida saggia, super partes, appunto. L'impegno decennale di Re Carlo in favore dell'ambiente, invece, lo ha inevitabilmente esposto, compromettendo la sua neutralità. Il fatto che possa trattarsi di una giusta causa non conta, il problema è legato al ruolo, non ai temi. Non solo, anche la battuta detta in pubblico durante il meeting settimanale del 12 ottobre 2022 potrebbe creare ulteriori attriti con il governo, ma, quel che è peggio, potrebbe mostrare al mondo intero che esiste già una diatriba. Come rimediare? Le udienze tra il sovrano e la premier sono riservate. Non vengono registrate e tantomeno viene trascritto ciò che i due si dicono. Ma Carlo si è espresso in modo diretto prima dell'inizio dell'incontro. Ciò potrebbe far pensare, nell'ipotesi peggiore, che non ritenga così importante la battuta nei confronti della Truss e ne abbia sottovalutato le implicazioni. Allo stesso modo potrebbe aver pensato che un suo discorso alla 27 COP non avrebbe valenza politica. Sia nel caso della GEF che in quello della conferenza sul clima il re avrebbe dimostrato di voler fare ciò che un monarca non potrebbe permettersi: violare la neutralità politica.
come può muoversi Sua Maestà per quel che concerne i temi che gli stanno più a cuore e il rapporto con il governo. Ci sono due aree chiave in cui il re Carlo III può usare il suo ruolo per combattere in favore del clima. Per prima cosa avrà un ruolo diplomatico. Poi terrà incontri settimanali con la Truss, dice il Time. Rientra nei suoi diritti fare domande a Liz Truss. Senza dirle quale politica lei debba o non debba sostenere, spiega al Time Ed Matthew, direttore di E3G. Ancora una volta l'esempio della regina Elisabetta potrebbe aiutare Carlo III, come rivela l'esperto di legge costituzionale Craig Prescott. Talvolta la regina metteva la prova, indagava su ciò che il primo ministro stava dicendo, o sulla politica del governo, piuttosto che dire non sono d'accordo o penso sia sbagliato. Il re non può negare il suo assenso al governo, ma potrebbe trasformare la sua immagine da attivista royal a figura capace di ispirare le persone. Però ci vuole tempo e carisma. Non sappiamo se Carlo III ne abbia abbastanza.